Frosinone Provercelli, Massimiliano Graziani. Buon pomeriggio dal Matusa, la sfida in zona playoff fra due squadre reduci da sconfitte pesanti. Il Frosinone, sesto in classifica, ha incassato 3 reti ad Avellino, mentre la Provercelli non vince da 5 giornate, si è fermata in casa contro il Cittadella e oggi dovrà fare i conti con l'assenza pesante del cannoniere Marchi, autore di 13 gol, fermo per squalifica. Stellone invece deve fare a meno di Russo al centro della difesa, rientra in compenso Wooker, il perno di centrocampo, e Dionisi, bomber del Frosinone insieme a Daniel Ciofani. Al Matusa si prepara la solita atmosfera bollente per spingere i giallo-azzurri ciociari, che qui fra le mura amiche hanno perso una sola volta subendo solo 8 reti. Momento difficile invece per la squadra piemontese, come dicevamo in trasferta era accumulato appena 8 punti dei 33 in classifica e rischia di perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. In mezzo al campo si lotta per il possesso del pallone, poi c'è un fallo, calcio di punizione assegnato dall'arbitro Abisso alla squadra di casa, già battuto l'appoggio di Ciosic per Matteo Ciofani, cerca di dare in avanti per Paganini, poi fermato dall'intervento deciso di Diviero, tutto regolare dice l'arbitro che fa proseguire il gioco. Siamo a metà campo con il Frosinone che lancia in avanti, Blanchard a cercare Crivello, pallone trattenuto sulla linea del fallo laterale, assistiamo a questo tentativo del Frosinone prima di dare la linea alla Spezia. Soddimo mette il pallone in mezzo, Ciofani cerca di girarsi per il tiro, poi Paganini in area di rigore, palla sul destro, il tiro, la parata in calcio d'angolo di Russo. Frosinone vicino al gol con Luca Paganini, è stato fulmineo a girarsi con un destro secco sul primo palo, la deviazione in angolo di Russo. Siamo al secondo minuto e 30 secondi, 0-0 fra Frosinone e Provercelli La Spezia. A Frosinone il settimo minuto, 0-0 fra Frosinone e Provercelli, ma la Provercelli è andata vicinissima al gol poco fa con un colpo di testa di Luppi fermato sulla linea di porta da Ciosic, chiarissima occasione di rete per la squadra di Scazzola, che poi si è resa ancora pericolosa con una discesa in contropiede di Fabiano, un tiro deviato in calcio d'angolo. 8 minuti e mezzo a Rigamonti, 0-0. Frosinone in vantaggio con Soddimo, una bomba da 30 metri che si è infilata sotto la traversa, cambia quindi il risultato al decimo minuto, Frosinone 1, Provercelli 0, a te. Grazie Graziani. 13 minuti con il Frosinone in vantaggio per 1-0, la rete l'ha segnata Soddimo al decimo minuto, un tiro di destro da fuori area, un siluro che si è infilato sotto la traversa della porta difesa da Russo, la palla ha colpito l'interno del montante alto della porta della Provercelli ed è carambolata in rete per il vantaggio del Frosinone, che ci aveva provato poco prima anche con Daniel Ciofani, con una conclusione finita fuori di poco, una partita molto vivace, veloce, con azioni e occasioni da una parte e dall'altra. Adesso ci prova ancora il Frosinone con Gori per Paganini, contrastato da Liviero, ancora Gori, l'appoggio per un compagno di squadra, Matteo Ciofani, che è andato a dettare il passaggio sulla linea del fallo laterale, il tentativo interrotto però dall'intervento di un giocatore della Provercelli, è stato ancora Liviero. Provercelli che oggi gioca in maglia nera con croce rossa sul petto, il Liviero in avanti per Fabiano, tentativo naufragato per l'intervento di Gori, riconquista il pallone il Frosinone. Siamo al 16esimo esattamente in questo momento, il risultato vede il Frosinone in vantaggio per 1-0 sulla Provercelli, linea alla Spezia, che però non può coordinarsi per la battuta al volo il pallone. Raddoppio del Frosinone con Wooker al 40esimo, un altro tiro straordinario da fuori area che ha battuto il portiere della Provercelli Russo, cambia di nuovo il risultato al 40esimo, Frosinone 2 Provercelli 0, a te Scaramuzzino. Grazie a Massimiliano Graziani. Frosinone. Sì, a Frosinone siamo al 41esimo con il Frosinone in vantaggio per 2-0 sulla Provercelli. Il secondo gol per la squadra ciociara lo ha messo a segno l'austriaco Robert Wooker con un tiro da fuori, un tiro in diagonale da destra verso sinistra con tiro forte con parabola a scendere che ha superato il portiere avversario. La curiosità sul pallone centrato susseguentemente al gol, al raddoppio del Frosinone, ci ha provato da lontano anche Fabiano per la Provercelli, visto che oggi vanno forte le conclusioni da fuori qui al Matusa, ci ha provato con un tiro violento praticamente da centrocampo cercando di sorprendere Zaffino, che però ha fatto 2 passi indietro ed ha stoppato il pallone di petto accompagnato da un'ovazione della curva nord giallo-azzurra alle sue spalle. Adesso il Frosinone ci prova sulla linea di fondo con Paganini, lo scambio con Dionisi, pallone deviato in calcio d'angolo, sta per essere battuto il tiro dalla bandierina dalla squadra di Stellone. Siamo al 42esimo, il Frosinone in vantaggio per 2-0 sulla Provercelli, linea alla Spezia. A Frosinone il secondo minuto
minuto di gioco nella ripresa e Frosinone in vantaggio per 2-0. Le reti nella prima frazione di Soddimo al decimo e di Gucker al 39esimo, due reti arrivate con due straordinari tiri da fuori area, ma il secondo tempo è iniziato con la Provercelli in attacco. La squadra piemontese sta cercando di rientrare in partita e lo sta facendo anche in questo momento con un tentativo di Liviero contrastato da Soddimo, il recupero, riesce a portare via il pallone, poi un intervento ancora di un giocatore, è stato Germano per la Provercelli che ha mandato la palla in fallo laterale. Ci sarà una rimessa in gioco per la squadra di casa. È stato un primo tempo vivacissimo con tante occasioni da una parte e dall'altra, diciamo il Frosinone in vantaggio per 2-0, ma le occasioni le ha avute anche la Provercelli, che adesso si porta in avanti con un tentativo in area di rigore, il Fabiano, poi Luppi, il destro, la rete della Provercelli con Luppi, un tocco che ha superato una selva di gambe di giocatori in maglia giallo-azzurra e si è infilato sulla destra di Zappino. Si riapre quindi la partita, cioè ritorna in corsa la Provercelli con questo avvio con il piede sull'acceleratore, il cambiato quindi il risultato mentre siamo al terzo minuto, Frosinone in vantaggio per 2-1 sulla Provercelli. Andiamo alla Spezia di Costa Ferreira e in questo momento attenzione Scaramuzzino, il 3-1 del Frosinone con Soddimo al 15esimo, cambia ancora il risultato, Frosinone 3 Provercelli 1, a te Scaramuzzino. Bene Graziani, Cittadella 0 Bologna 1, linea Frosinone. Belloni, la parata di Zappino, mi dai la linea proprio mentre la Provercelli ha avuto l'opportunità per accorciare ancora le distanze, un pallone servito da Di Roberto in area di rigore per Belloni, il sinistro ad incrociare la parata del portiere brasiliano del Frosinone che è ancora in vantaggio per 3-1, calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla squadra di Scazzola, poco fa il gol del nuovo vantaggio per la squadra di casa lo ha segnato Soddimo, intanto colpo di testa Colì sotto misura e poi la deviazione ancora di Zappino, ancora vicina al gol la squadra piemontese con una girata di Mohamed Colì in piena area di rigore sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma si è opposto ancora una volta da campione Massimo Zappino. Provercelli ancora in avanti con questo tentativo di passaggio di Scavone, palla che però non arriva dalle parti di Fabiano, poi ancora Scavone va a battagliare con Paganini e conquista palla sulla linea del fallo laterale, finisce giù per l'intervento di Soddimo, non c'è fallo dice l'arbitro, ha visto, si riprende con la rimessa con le mani in favore della squadra di Stellone, il 3-1 segnato da Soddimo, era stato lui a portare in vantaggio la squadra di casa nel primo tempo e ha rimesso le distanze, ha ristabilito la distanza di sicurezza nel risultato in favore della squadra di casa con un colpo di testa sotto misura su cross di Dionisi. Sia Sonek del... Attenzione Mazzeo, ha accorciato di nuovo le distanze la Provercelli con Luca Castiglia, un pallonetto morbido dal limite dell'area che ha scavalcato Zappino, quindi Frosinone 3 Provercelli 2, non molla la squadra di Scazzola. Linea a te. Bene Graziani. 41esimo al Matusa con il Frosinone in vantaggio per 3-1 sulla Provercelli, ma di fatto può ancora accadere di tutto in questi pochi minuti che rimangono ancora da giocare perché la squadra di Scazzola non è assolutamente convinta di perdere qui al Matusa, sta tentando il tutto per tutto per cercare di riagguantare il pareggio dopo aver accorciato di nuovo le distanze con Luca Castiglia al 36esimo. Ora il Frosinone cerca di abbassare il ritmo, cerca di controllare la partita per ripartire poi in velocità all'occorrenza, ma è ancora la squadra ospite che prova a lanciarsi in avanti con un cross in profondità di Liviero, poi riconquista il pallone a centrocampo Fabiano, supera in dribbling tre avversari, se ne va sul settore di sinistra, punta verso l'area di rigore, un dribbling a rientrare su Frana, poi l'appoggio indietro per Castiglia, c'è Musacci che chiede il passaggio ma è marcato da un avversario, Castiglia punta allora verso l'area di rigore, scarica palla a sinistra per Fabiano, tutti i giocatori del Frosinone piazzati nella propria area di rigore, un lancio che però finisce preda dei giocatori in maglia giallo-azzurra, il rinvio di Gucker, naufraga così il tentativo della Provercelli. Siamo al 41esimo e 50 secondi, Frosinone in vantaggio per 3-1 sulla Provercelli. Linea scusa Mazzeo. Graziani, ripete il punteggio per cortesia. Frosinone in vantaggio sulla Provercelli per 3-2, linea Mazzeo. È finita anche a Frosinone, il Frosinone ha battuto la Provercelli per 3-2, ma è stato un finale al cardiopalma perché la Provercelli ha avuto l'opportunità in estremis di riagguantare il pareggio con Castiglia, un colpo di testa nell'area piccola e si è letteralmente superato il portiere brasiliano Zappino che ha compiuto un vero e proprio miracolo per assicurare i 3 punti alla sua squadra. Finisce così il Frosinone 3 Provercelli 2, linea Mazzeo.